Orfeo, fin da piccino, s'era legato a Vanessa, come a Fatato. Che poi Vanessa era bruttina, un bruchino cicciottello con le guance paonazze e il naso rosso. Ma Orfeo la vedeva bella, come fosse Venere in persona. Quando tornava dal monte, col babbo, Orfeo correva dalla sua Vanessa, le recitava qualche poesiola e lei lo ripagava con un bacio d'amore. A 15 anni, però, Vanessa mutò, sotto gli occhi di tutti, di mese in mese. Uscita ormai dal bozzolo, si dimenticò di Orfeo. Scendeva in piazza, svolazzando tra i giovanottelli che se ne stavano lì, ardenti nelle carni, e lei, voluttuosa, li carezzava con lo sguardo, ma l'occhio guardava sempre più in là. Lambiva i loro corpi frementi con le vesti ariose e di quando in quando piombava sull'eletto, gli intrecciava le dita tra i capelli e lo trascinava via. Ma nessuno osò mai parlare. Sapevano che alla prima voce sfuggita Vanessa sarebbe volata via per sempre. E allora... Verso i 20 anni, la farfalla cadde a tiro di Gualtiero Melozzi, il latifondista. Lui, a 60 anni suonati, la comprò dal padre per 12 vacche e un toro giovane. Fu un buon affare per il padre e anche per lei. Panni fini, servitù, ville sparse, mica male. Nelle ville sparse, però, il Melozzi teneva diverse puledre, di cui sarebbe stato meglio non chiedere. Invece, Vanessa chiese. Andò a parlare proprio con la madre di Orfeo. La donna spiattellò a Vanessa ogni cosa, compresi certi gustosi particolari. Vanessa ringraziò la vecchia con un abbraccio e si ritirò. Decise di affidare la vendetta ai fiori del suo giardino. «Bene, mio caro, avrai un fiore per ogni femmina. Oleandro, azalea, ortensia, glicine, mughetto e, per non sbagliare, narciso e bella donna fanno proprio al tuo caso». Mescolò ben bene nel mortaio e col pesto benefico preparò i fegatini di pollo da spalmare sui crostini. «Eccomi qua, farfallina mia!» «Gualtiero caro, il mio re è tornato!» «Ah, i crostini! Buoni, brava!» Mangiò a 4 ganasce, beve a gargarozzo. Vanessa stava ritta in piedi davanti a lui. «Sei stanco, amore amato?» «Beh, sai, il viaggio, la polvere, ma ancora se ti piglio ti faccio... E il capoccione crollò sul piatto, esanime. Vanessa gli danzò intorno, volteggiando come una farfalla. Poi prese fiato e gridò piangendo la sua tragedia. Giunsero i gendarmi, il medico, il farmacista, il notaro, il prete, il beccamorto. La notte del 25 luglio del 1839, Vanessa si fece vedova a 28 anni. Non prese più marito, divenne pia donna, emerita del convento delle Clarisse. Dedicò la sua vita ai poderi, a Cristo nostro Signore, agli stalloni nelle ville sparse e al buon Orfeo, che l'amava tanto.